Mezzogiorno e 48, pochi minuti e poi ritroveremo anche la redazione con le ultimissime. Intanto parliamo di un evento, sì, perché ormai ci avviciniamo a questo Ponte dell'Immacolata. Ieri è stata una giornata speciale per la Repubblica di San Marino perché per la prima volta il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha fatto visita proprio sul Monte Titano ed è tutto pronto per la grande giornata di domani, un grande weekend con il Natale delle Meraviglie nella Repubblica di San Marino. Ci colleghiamo con Alberto Di Rosa, CEO di Next Time Eventi. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi, buongiorno. Ormai siete entrati nel vivo del Natale già da qualche settimana, ma quello che accadrà sarà davvero ancora più scintillante e magico proprio con questo weekend. Insomma, da domani che cosa accade nella Repubblica di San Marino? Ma da domani, un po' come mi ha anticipato, entreremo proprio nel cuore, nel vivo del Natale delle Meraviglie. E all'interno della una delle attrazioni più importanti, che è la fabbrica di cioccolato, la fabbrica di cioccolato si trasformerà in un teatro ed ospiterà un musical alla scoperta di un mondo più dolce. Quindi avremo due repliche al giorno, una alle 15 e una alle 17:30, dall'8 al 10 dicembre. Infatti, il tema di quest'anno, Alberto, è proprio questo: il leitmotiv, un mondo più dolce. Sì, è un mondo più dolce, abbiamo esploso questo concetto non solo con i dolci, ma andremo a esploderlo proprio anche con i sentimenti, con l'amore. E vi aspettiamo, perché poi nella piazza principale, dal prossimo weekend, avremo anche l'attrazione pronta principale, dove ci sarà il nostro maestro cioccolatiere che farà dei dolci, dove le ricette saranno i sentimenti. E quindi, quale occasione migliore per vivere anche un Natale romantico, direi, ma ancora più suggestivo, perché la Repubblica di San Marino, il centro lo conosciamo, insomma, no? Almeno lo abbiamo visitato in estate. D'inverno ha questa veste, voi ormai vi occupate da qualche anno proprio dell'organizzazione del Natale delle Meraviglie, che poi arriverà fino al 7 di gennaio. Sì, guarda, abbiamo l'onore di riorganizzare per la quinta edizione per la Repubblica di San Marino questa fantastica manifestazione. Tanti saranno poi ovviamente gli appuntamenti, quindi ci sarà anche un capodanno lungo lo stradone, l'Epifania, tanti altri spettacoli itineranti. Abbiamo anche una mostra fatta con delle sculture di cioccolato, fatta da grande maestro pasticcere Rinaldini. Pista di ghiaccio, 34 mercatini, insomma, davvero abbiamo tante attrazioni, tante occasioni per far trascorrere un weekend, dei giorni indimenticabili a San Marino. Il mondo è meraviglioso con il Natale nella Repubblica di San Marino, grazie ad Alberto Di Rosa di Next Time Eventi. Buon lavoro! Grazie a voi, buon lavoro!